Allora, dunque, noi stiamo operando a Forlì oggi, siamo praticamente tutto il coordinamento di Rimini, circa 70 persone, siamo insieme a Ferrara, vicino a noi c'è il Friuli Venezia Giulia, ci stiamo occupando della zona a destra della città di Forlì, stiamo praticamente facendo della rimozione fango, aspirazione ancora d'acqua dalle varie scantinati o zone basse, diciamo così, di questo quartiere. Stiamo cercando di portare un sollievo, una mano a queste persone che hanno subito veramente un duro colpo. Stiamo portando un po' di solidarietà e anche buon umore, se vogliamo. Siamo, secondo me, di fronte a un'emergenza difficile ricordarla, insomma, un'emergenza del genere, quindi non so dire le proporzioni, ma anche l'impatto che ha avuto è stato veramente enorme, anche per la vastità delle zone colpite. È capitato nelle regioni scorse, zone Liguria, piuttosto che altre parti d'Italia, Marche, piuttosto che Modenese, Parmense, però una zona così ampia, alluvionata, con tante zone colpite, tuttora siamo in fase emergenziale a Ravenna. Quindi voglio dire, è un'emergenza che sembra anche non finire mai, quindi anche dura psicologicamente. Se pensiamo che Faenza, quindi la zona di Ravenna, comunque la provincia di Ravenna, è in emergenza dai primi di maggio, quindi appena uscita da quell'altra emergenza che sembrava risolta, sono ripiombati in un'emergenza 10 volte più grande di quella che già sembrava un'emergenza grande. Quindi fatica a dire, noi cerchiamo di stare uniti, diamo una mano concreta, cerchiamo di fare il massimo che possiamo fare. La cosa bella è che vediamo tantissima gente, anche tantissimi giovani, proprio ragazzini di varia estrazione, delle scuole di calcio, gruppi scout, parrocchiali, proprio veramente una cosa tocca, veramente, dire, veramente l'Italia migliora, quindi fa bene a tutti, insomma, questa cosa. Adesso noi per questa settimana stiamo strutturando 10 squadre al giorno, quindi un apporto di circa 50 persone continue su Forlì, quindi se non cambiano i programmi, diciamo così, rimaniamo qui su Forlì per tutta questa settimana e sarà un lavoro continuo di miglioramento, di pulizie, di ripristino di quello che è la normalità, il più possibile normalità, ecco, questo è l'obiettivo nostro. Pensiamo che sia importante anche far capire alla gente quanto sia bella l'Italia, insomma, ecco, ci sia anche tanta gente che si unisce, si stringe, si dà una mano. C'era tanta gente di Rimini qua oggi, proprio forse nella domenica, hanno colto l'occasione, il giorno libero, gruppi ciclistici, gruppi parrocchiali, amici di Rimini che sono venuti su in aiuto, così, anche di persone che non conoscevano. La solidarietà a 360 gradi.